Raga, finalmente ci siamo. La mappa battaglia reale non è attualmente disponibile nella modalità creativa. È tutto praticamente disattivato. Abbiamo solo due modalità, cioè la modalità creativa e la modalità duello finale. Siamo pronti per il duello finale. Per chi non lo sapesse, in questo momento, cioè prima dell'evento, esattamente 5 minuti prima dell'evento, nella mappa normale, le sky base, cioè quelle basi volanti, diciamo quei droni volanti, si stanno continuando a muovere per tutta la mappa, il che è molto strano. Non si sa ancora per quale motivo. Io, raga, vi giuro che non vedo l'ora di vedere l'evento. Zerbia, siamo entrati. Zerbia, non vedo l'ora, sono super in hype. Io vi ricordo, raga, mi raccomando, 20.000 like per un prossimo evento. O almeno, se volete il video di un prossimo evento, ci siamo. Siamo nella lobby, ok, siamo nella modalità quella 50 contro 50, giustamente. Ci dovrebbe essere il respawn. Noi adesso, Zerbi, ovviamente andiamo subito a impianto pressione. E poi ti devo portare un attimo a Pinnacoli, perché la statua di Pinnacoli, sì, è leggermente cambiata. Adesso, Zerbi, ti faccio vedere tutto. Comunque, allora, lo scontro sarà tra il Doggus, ovvero il mostro, il robot di impianto pressione, e il Cactus, cioè il mostro di picco polare. Si prevede che la vittoria sia del Doggus, ovvero dei buoni, cioè del robot. Questo super miscuglio di skin, appunto, che si è creato in impianto pressione. Però ovviamente è solo l'evento, potrà dirci di chi cavolo sarà la vittoria, raga. Io vi giuro che sono super curioso. Andiamo subito a Pinnacoli, dato che siamo atterrati appunto dalla parte di Pinnacoli. E poi andiamo immediatamente a impianto pressione, perché voglio vedere lo stato del robot. Comunque, controlli i droni, Zerbi, perché mi dicono che si stanno muovendo. Io li vedo fermi. No, infatti anche io li vedo fermi. Solo che c'era qualcosa che si stava muovendo. Aspetta, quel dronelino è troppo basso, Zerbi. È troppo basso. È vero, è bassissimo. È bassissimo. Stanno magari i droni. Sì, mi sa che si stanno abbassando, Zerbi. Perché diciamo nell'annuncio della modalità c'era scritto che noi dovremmo volare tipo con dei jetpack. Infatti, guarda che abbiamo dei jetpack. Non ci credo. Ok, vero, ci siamo. Allora, qua guarda, ci dovrebbe essere una barra blu, esatto, intorno alla statua. Oh mio Dio, ma che cavolo. Ok, okay, i jetpack sono infiniti. Quindi possiamo volare quanto vogliamo. Guarda quanto vogliamo forte, Zer. Non ci posso credere. Ma siamo velocissimi. Che figata. Sì, siamo velocissimi. 4 minuti e 40 all'evento. Oh, cavolo, era sparito per un secondo. Ho preso un colpo. Ok, Zerbi, ci siamo. Mamma mia. Andiamo un attimo a vedere la situazione del robot, dato che sono tipo 3-4 giorni che non lo guardo. Comunque, sì, ti confermo che questa base è molto, molto più bassa del normale. Cioè, non è mai esistito che una base del drone fosse così bassa. Io, raga, mi raccomando, vi ricordo, per non perdervi tutte le news sulla season 10 e soprattutto il prossimo video che uscirà tipo dopodomani sulla season 10, e fidatevi che sarà qualcosa di fantastico. Iscrivetevi al canale, attivate la campanellina premendo il tasto rosso iscriviti e di fianco la campanellina. Questo, raga, è fondamentale, altrimenti purtroppo vi perderete tutto. E ovviamente, codice campione di questi oggetti per altri Fortnite news sulla stagione 10. E mi raccomando, seguitemi su Instagram per non perdervi tutto. Detto questo, guarda che figata che è il robot, Zerbi. Oh mio Dio, ci siamo. Ma ci siamo. È enorme, io non è gigante. Come, non l'avevi mai visto? Davvero? Io sono stato in vacanza. Ah, è vero che eri andato in vacanza. Guarda, praticamente il robot è costituito da parti di skin diverse. Per esempio, sul braccio ha la skin Rex, in testa ha il Caddle Team Reader, ovvero l'orso, diciamo, rosa, e sotto ha altre due skin che sinceramente non ho idea di che cavolo si trattino. Per quanto riguarda le basi, invece, 2 minuti e 50 l'evento. Intanto, io, raga, non ho idea di dove cavolo si svolgerà questo evento. Però, da quanto ho capito, sarà una cosa in movimento. Cioè, nel senso, si svolgerà in vari punti della mappa. Quindi, non solo qui, non solo a Pinnacoli, insomma, in vari punti della mappa. Ovviamente, Zerbi, dopo, se riusciamo, sarebbe bene anche vincere la partita. Vincere. Anche se, sì. Però dipende tantissimo dal nostro team. Perché siamo 23 contro 20. Quindi, già abbiamo un vantaggio di 3 persone. Poi ci sono io che valgo 6-7 persone. Quindi, dovrebbe essere ancora più semplice. Ci sei te che, guarda, è meglio se non ci sei, Zerbi. Perché, secondo me, vali meno 3 persone. Il mostro probabilmente sbucherà dalle acque. Cioè, in teoria il mostro dovrebbe sbucare dal mare. O almeno questo è quello che si prevede. Non si sa in realtà se sbucherà da Picco, da Pinnacoli oppure da qualche altra zona. Però in teoria dovrebbe sbucare appunto dal mare. 1 minuto e 20. 5, 4, 3, 2, 1. Oh mio Dio, Zerbi veloce sul robot. Simbolo? Che simbolo? Guarda. È come lo scorso evento, identico. Vediamo, stiamo sul robot. Oh cavolo, ma si sta distruggendo. Oh mio Dio, ma ci ha respinti, Zerbi, ci ha respinti il robot. Praticamente... Oh, senti sto rumore. Oddio, guarda il mostro! Oh mio Dio! No! No! Oh mio Dio! Il mostro con sopra il castello di picco polare. Il robot intanto è fermo. Oh mio Dio, cosa sta succedendo? Che figata! Guarda quanto è grande! Cosa sta distruggendo? No! 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 Cosa ha distrutto? Ha toccato qualcosa sulla mappa. Oh mio Dio, cosa ha fatto? Sì, è vero, ha tolto un po' di alberi, bravo. Cosa sta facendo ancora? Raga, sta distruggendo la mappa di Fortnite. E ha un castello sulla testa, il che non è positivo. Ma il robot è ancora fermo, il robot sta saltando, Zerbi. Il robot, guardalo. Sta volando, sta volando. Sta volando? Mi sa che adesso si scontra. Oh mio Dio. Sì, probabilmente ci sarà appunto lo scontro. Il robot rappresenta i buoni e il mostro i cattivi. Oh cavolo, guarda il mostro che sta avanzando. Sta andando verso Loot Lake, Zerbi. Ha un solo occhio, è bruttissimo. Allora, il robot è ancora di fermo. Oh, si sta muovendo. Sta camminando fuori dal vulcano. Ma quanto è grande il robot? Non ho idea, è gigantesco. Però forse è più grande il mostro, non lo so.
Zerbi si stanno per affrontare. Oh, oh cavolo. Ma sta picchiando Loot Lake. Guarda, sta ma cercando di aprire. Fuggendo? Non lo so. Oddio, guarda. L'ha colpito. Ha rotto il castello. Oh mio Dio. Ha sparato un casino di razzi sul mostro e gli ha rotto il castello che aveva in testa. Oh cavolo. Guarda Loot Lake intanto. Si sta per distruggere. Guarda Loot Lake, che casino. Gli sta tirando un'altra serie di razzi. Vai, colpisci il mostro. Gli sta facendo un male improponibile, sì. Zerbi. Lo sta distruggendo, il mostro è quasi morto. Ma perché ma non reagisce? Sta attaccando, infatti. Infatti non sta combattendo, sembra che non stia contrattaccando. Zerbi si stanno per scontrare. Guarda, oh mio Dio! No! No, Zerbi. Anche lui ha preso una bella botta, eh? Cavolo, forse anche più forte di quella che aveva preso il mostro. È tutto rotto, guarda davanti. È vero, è tutto rotto il robot. Cavolo, sta avanzando velocemente. Sta attaccando. Che figata! Oddio. Dove stanno andando? Stanno andando verso... Andiamo da loro. Oh, cavolo. Nell'acqua. Ok. Sono spariti. Ok. Per ora la mappa di Fortnite è salva, Zerbi. Per ora la mappa è salva. Si sono distrutti un po' di alberi però, È vero. Oh, cavolo, guardali. Per ora il robot è sopra. Ha sconfitto il mostro? Ha vinto il robot, mi sa. Non lo so. Bella, ha vinto il robot. Credo sbaglio? Sì. Sì, ha vinto il robot. No, è ritornato! No! Oh cavolo, l'ha attaccato là dietro. No, Zerbi, lo sta distruggendo. Zerbi lo guarda, sta distruggendo. Il mostro rispetto al robot. No, l'ha distrutto, Zerbi, non voglio guardare. Zerbi lo sta distruggendo del tutto. Zerbi. Ok, sta controattaccando. Ma come fa a essere ancora vivo? Non ha un braccio, guarda, Zerbi. Non ha un braccio, il mostro? Cavolo, il mostro è rimasto lì a terra? Si sta riprendendo? Si sta rialzando? Intanto il robot si è completamente accasciato su Loot Lake. Quasi privo di vita. Si sta rialzando. Non ha più un braccio, mannaggia lui. Il mostro lo sta distruggendo. Il robot è messo male, Il robot è messo molto, molto peggio del mostro. Cavolo, guarda pinnacoli intanto. Io sto tifando per il robot. Ti servi per chi tifi? Cosa sta facendo? Mi sa che perde. Guarda il mostro. No, guarda il robot più che altro. Ha un pugno potentissimo. Guarda Zerbi la sfera Loot Lake. Oh cavolo, si è stata una sfera gigante Loot Lake. Guarda che roba. Oh cavolo, si è aperto il varco di nuovo. Quel varco lì dentro. Oh mio Dio. C'è il robot che sta andando sopra alza la statua di pinnacoli. No. La statua di pinnacoli. Ma guarda il mostro, l'ho contrattato. Ha preso una spada enorme. Oh cavolo. Mamma mia, regà. Guarda che vento. Che vento bellissimo. Che vento bellissimo. È l'evento più bello in assoluto. Ok, mi sa che ora lo muore. Ora lo ammazza, Zerbi. Credo l'ho ammazzato. Ammazzato. Il mostro è morto. Non canti a vittoria ancora. Il mostro. Il mostro è morto. E il robot vince. Guarda che fa la floss dance. Che figata. Sì, ha vinto il robot. Oh mio Dio. Guarda Loot Lake. È sparita quella sfera gigante. Pinnacoli, non c'è più la statua. Vero. Ha vinto il robot. Ha vinto il robot. Dove sta volando? Guarda che sta volando via. Sta volando in cielo, Zerbi. Oh mio Dio, sta andando verso un'altra isola, come avevamo previsto. Oh mio Dio. Che evento. Mamma mia, ora apparirà una stella tipo qualcosa? Secondo me. E infatti lo sapevo. Wow. Bellissimo questo evento, è uno dei degli eventi più belli in assoluto. Guarda, ma la è luna già finito? Che si muove. Dov'è la luna? Oh cavolo, è vero. Zerbi, non è che l'evento non è ancora finito. Sono passati 5 minuti dall'inizio. 10 minuti, credo. Dovrebbe durare 10 minuti da quanto c'è scritto sulla PS4. È vero, non ci sta. Guarda, la sfera si è rialzata di nuovo a Loot Lake. La luna? C'è una nuvola enorme. Come una nuvola enorme? What? Cos'è successo? Zerbi, sulla mappa non vedo cambiamenti. Guarda qua. Zerbi, non sono ancora da te. Intanto li vedo il mostro. C'è una mega struttura con una spada. E c'è un fossile. Ok, sì, questa qui la vedevo anche io. Che figata. Ok, ora possiamo combattere, mi sa. Che figata, ok, sì, probabilmente possiamo combattere. L'evento è finito. Zerbi, è stato l'evento più bello della storia di Fortnite. È stato l'evento più incredibile di sempre, Zerbi. Mamma mia. Con la vittoria del robot, il problema è che adesso non capisco quali conseguenze avrà sulla mappa questa cosa. Cioè, nel senso, abbiamo visto che si è creata quella roba gigantesca lì vicino appunto a Borgo Bislacco. Però, effettivamente, la vittoria del robot, cosa causerà alla mappa?
20.000 like se il video vi è piaciuto. Codice cap nel negozio oggetti se volete che vi porti un altro Fortnite News sulla season 10. E se volete che io shoppi la skin del leader squadra mega, quindi anzi leader squadra mecha, cioè la skin gigante del robot. Quindi mi raccomando, negozio oggetti, codice cap. Oltretutto non dimenticate di iscrivervi al canale, attivare la campanellina per non perdervi tutti i prossimi video. Questo raga è fondamentale, perciò premete adesso il tasto rosso iscriviti per non perdervi tutte le notizie sulla stagione 10. E fidatevi che saranno cose assurde. Non ho parole, veramente cose assurde. Ovviamente seguitemi anche su Instagram, mi chiamo Capro0Official, il canale di Zerbi è qua sotto in descrizione. Un bel like se vi è piaciuto e noi ci vediamo ad un prossimo video, a un prossimo Fortnite News, a prossime notizie sulla season 10. Insomma, mi raccomando, non perdetevi i prossimi Fortnite News. Ciao ciurma.